Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, a questo giro nuovamente con Marco Parenti, che è riuscito ad arrivare in top 4 al nazionale di Yu-Gi-Oh! 2024. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi. Se volete andare a fare l'europeo adesso, Fantasia Store a quello che fa per voi. Quindi se volete supportarmi e avere ovviamente un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jaktor, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, Yugi e One Piece, poi anche roba come Bandai, roba speziata, tipo gradate. Dateci un'occhiata, trovate il referral link e il codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo ragazzi, facciamolo entrare. Ciao Marco, ben ritrovato sul canale. Per chiunque ragazzi non lo conoscesse, lui è un ragazzo che gioca competitivo, è un pro player di Yugi e fa parte dell'Armageddon Team. E ovviamente, come avete già visto dai podcast passati, ha vari risultati. Quindi effettivamente, guardate, a livello competitivo è un giocatore perfetto, non a livello di Muselli. Però è un ottimo giocatore pure lui. L'unico grande difetto che ha è che ascolta Tedua, ma questo è un altro discorso. Comunque, a parte questo, vorrei parlare un attimo dell'evento, perché effettivamente domenica ti ho visto andare via un po' tiltato. È stato così terribile giocare con Diego? Giocare con Diego per me è sempre un po' un problema. In realtà non ero così tiltato, diciamo, ero amareggiato e deluso per il risultato. Però sì, giocare contro Diego, molto probabilmente la mia nemesi, anche visti i precedenti, è sempre difficile. Nonostante, cioè, è sempre un paradosso comunque, anch'io, cioè lui ha i suoi grandissimi risultati, anche io i miei, quindi dici magari due giocatori che non così troppo distanti, invece con Diego un po' questa cosa la sento, non lo so, devo crescere su questo punto di vista. No, comunque, vabbè. Però allora, era amareggiato non per quello, era per il risultato. Molto probabilmente dovevo credere un pelo di più, visto che non ho giocato benissimo quel game, quindi ero un po' giù di morale. Sì, diciamo che io non so se ti ricordi quello che mi hai detto venerdì in merito al no, la lista che giocano sia Diego che Muselli non mi convince tanto perché è un po' troppo spicy, giocano delle cose strane. È molto, molto, come ti avevo detto, spregiudicata. La lista secondo il mio stile, però hanno dimostrato che era la lista più forte. No, però effettivamente, nel senso, sei arrivato terzo, non lì alla fine quello che peschi che cambia una posizione all'altra. Diciamo ci hai rimesso forse 400 euro di price card, però nel senso, almeno le tue sleeve da 50 euro le hai prese. È anche stata così. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Diciamo al Nazio, molta gente non apprezzava i box di Lede. E quindi potrei averne... No! Se me ne dicevi ce ne ho 4 a casa, te li vendevo subito. Cioè, sono lì che so se aprirli o venderli, sono lì che li guardo e dico... Guarda... guarda il lato positivo, i troni sono appena saliti, sono arrivati a 35 euro da 25 che stavano, perché comunque hanno... No, ho detto ce li ho presi. Ah, prima hai fatto bene, perché il primo playset sta a 40, quindi diciamo che nell'arco dei due giorni mi si sono rivalutati questi box, da tipo sicuramente vado in meno se non becco un Paidra, a forse se becco trono posso ripagarmeli, e quindi diciamo la situazione è abbastanza rosea. Comunque, cavolata a parte, racconta un po' come è andato il torneo, cioè che è andato bene, però voglio capire cosa hai beccato durante i vari turni. Allora, ho beccato tutti i mazzi che sinceramente mi aspettavo di beccare. Questa volta, diciamo, la call sui mazzi che mi aspettavo che potesse giocare o giocasse l'ho indovinata. Diciamo che ho beccato innanzitutto la Svizzera, l'ho fatta undefeated, quindi ti posso dire anche posso dire traguardo raggiunto la prima volta che faccio diciamo un torneo così bene. Ho beccato tanti tempai, una cosa come 6 tempai di Svizzera, cioè 5 Svizzera più forse in top un altro, quindi 6 tempai. Disney ho beccati 5-6, sempre varianti cash pure, Farking, forse un po' di più, 7 anche facciamo. E Chimera, poi ho beccato in top Flander, ho beccato Salamagna in top 64, come avete visto al feature, e il mio compagno Giuseppe Tarzano e saluto. Questo sostanzialmente, ho beccato al primo turno Sub Terror, un altro giocatore molto bravo, che lui gioca sempre quello, però comunque l'avversario ostico, mazzo è rognoso. È stato un mazzo stabile. Ok, successo qualcosa di particolare o tutto abbastanza da norma? Nel senso,
tiri dado, vinci, vai avanti. Io sono sincero, è il primo torneo, ora non mi ricordo che ho fatto, magari sì, sicuramente. Però è un torneo molto liscio, lineare, infatti forse anche il risultato che ho fatto terzo in Svizzera è la prova. Non ho mai avuto grosse difficoltà durante la Svizzera, sincero. Qualche game sì che ho perso, però non ho mai visto un torneo tranquillo per me. Ok, va bene. Mentre, no, più che altro mi fa strano che hai beccato tutti questi tempai, perché ho parlato con tante persone, più che tempai hanno beccato un botto di Labyrinth. Era strapieno. No, in realtà io Labyrinth c'avevo bella di side, come magari hai visto, però non è un mazzo che sì, me l'aspettavo giocato, ma non così popolare in Italia. Cioè, in Italia gira Branded, gira sempre quel Flander. Ho visto molti Tempai, quindi non. Sì, Zekai mi aspettavo, essendo nazionale, il livello comunque fosse alto. Allora parliamo adesso del mazzo, perché diciamo che, come abbiamo detto prima, la tua versione era differente rispetto a quella di Diego e di Muselli. Tu come l'avevi strutturata? La lista, diciamo, ho voluto far giocare una lista molto più standard rispetto alla loro, perché secondo il mio testing, secondo l'approccio che avevo in mente, preferivo andare a giocarmi la partita tirando le Entrap e i miei Board Breaker e facendo, diciamo, la mia combo più standard, anche se poi vedete che c'avevo una Tetch nell'extra, senza, diciamo, dover affrontare tutto il torneo con l'idea di ribaltare il mio avversario con i Board Breaker e magari essendo un pelo più avvantaggiato andando primo grazie a Skill Drain, Prosperity, Talent, però preferivo, diciamo, essere un po' più sicuro in second con le Entrap, giocando, diciamo, un approccio molto più standard, ecco. Ok, e per quanto riguarda il main, più che altro perché io non ho mai giocato sto mazzo. Cioè, essendo tipo Snake Eyes Kashtira, mi aspettavo tipo più Ferry. Invece tipo mono Ferry, mono Unicorn e la terreno, basta? Cioè, Sì, siete. Gryzot più utile a farmare. Sì. Deciso una scelta, diciamo, minima, molto, molto risicata in questi cache. Perché sono delle idee che sono molto forti da primo, sono delle idee che sono carte molto buone da secondo. Tu li vuoi vedere, li vuoi pescare, però sono nella mia lista, nella idea che avevo io, diciamo che non vuoi vedere due carte Kashtira in mano. Cioè, l'idea è che se lo pesco bene il Kashtira, altrimenti gioco come se stessi giocando il puro. No, ma più che altro, allora, l'idea del cache, cos'è che ti dà in più rispetto alla versione pura? Mi dà più versatilità contro Mazzi Rogue, contro carte strane dei miei avversari, contro Floodgate. Mi dà, secondo me, anche andando primo, mi dà molta più solidità sia a livello di combo che a livello di interrupt, piuttosto che giocare delle Entrap che non sono così ottimali. E essendo un torneo in Italia, mi aspettavo di dover giocare contro tanti Rogue, contro tanti mazzacci, anche contro Tempai, che dove io preferivo vedere più Engines, diciamo così, anche se Kash non è proprio un Engine a sé stante, rispetto a vedere delle Entrap morte, quali per esempio Mourner o Nibiru, che secondo me in Italia non andavano bene, soprattutto di main deck. Per quanto riguarda l'extra, qual era la Tetch che qua vedo tutto sfocato? Ah, è Saryuja, se Ah, ti ok. Sì, rimando la giusto. per bene successivamente. Sì, Saryuja è un'idea. Non è stata inizialmente mia, diciamo, ho colto la palla al balzo, perché è una carta che un mio amico mi aveva, diciamo, consigliato, mi aveva sussurrato, dalla quale io però ho voluto. Cioè, ci ho lavorato, ci ho creduto, insieme al team mi ci sono messo. E credo di aver fatto, cioè sono molto orgoglioso di quello che ho ottenuto con questa carta. Perché è, diciamo, la prima volta che porto una mia Tetch fino in fondo a un torneo, dimostrando comunque che sta a motivo per essere giocata. Ok, ma cosa ti. Cioè, qual era l'idea per Saryuja? Cioè, cosa ti doveva far fare? L'idea di Saryuja è che, a differenza di Erbinger, mi dava nel main deck un brick in meno. Gioco un Flamberg in meno rispetto alle liste standard, perché la combo ne richiede solo uno. Richiede solo un Flamberg, la combo Saryuja, in qualsiasi linea tu apra. E un'altra cosa, diciamo, che va a vantaggio di Saryuja è che secondo me è molto più facile farlo rispetto a Harbinger, in spot magari anche più strani, ed è molto più forte nell'ottica dei Board Breaker, ovvero che se te arrivi a fare Harbinger, molto probabilmente il tuo avversario avrà dei Board Breaker, i quali ti consentiranno di ribaltarti la board. Facendo Saryuja invece tu arrivi a pescare quattro carte, quindi post-side a vedere i Floodgate, a vedere carte tipo Anti-Spell o anche Cross Out, e a pescare le Entrap.
Entrap, insomma, Floodgate, Poseidon, ho detto, e comunque tutte carte con le quali il mio avversario interagisce molto peggio rispetto a un minigate di magia sul campo. Ah, ok, sì. Arrivando a cambiare, comunque posso, ho l'opzione di cambiarmi la mano, cioè se io parto full engine posso arrivare a rimischiarmi l'engine per poi prescare le entrap sia G1 che G3, sia G2 sia Floodgate, Poseidon. Ok, diciamo che anche tipo, anche contro Tenpai, per sicurezza, per bloccargli la sua giocata, riutilizzavi quello, casomai non riuscissi a chiudere la partita con qualche negazione. Sì, quello diciamo può capitare, ma è molto più sporadica come cosa, perché comunque se te arrivi a fare Sariusha lo fai di turno 1. È difficile che durante un grind, durante una partita lunga, soprattutto magari anche contro Senpai, tu riesca a rifare Sariusha. Molto probabilmente tu lo fai subito, fai ti cambi tutta la mano e con le carte che hai in mano riesci a fermare l'avversario sul nascere. Ok, sì, ho capito. E col senno di poi, quindi cambieresti qualcosa? Sia main che extra che side? Tutto perfetto, No, dici? forse la side 2 Nibiru per carte come Change of Heart, Snatch Steel, Mind Control, Metal Tronus, però Metaltronus, qual no, è? credo Aspetta. che la quick che è uscita nella busta nuova, quella che evoca il mostro del mazzo dell'extra deck che fa Ok. Nega, quella è la vera carta. Beh, sì, ci poteva stare. Sì, poi il main, come ho detto, magari al posto di due Ogre si poteva giocare due Kashtira nel main, una Wryzot in più, un Feril. Perché hai scelto proprio Snake Eyes? Cioè, c'erano Perché altre scelte. credo che sia il mazzo più giusto in questo momento nel format, il mazzo più forte. Quindi, se vuoi fare il risultato, credo che tu debba giocare il mazzo più formato. Salvo che tu non ci abbia, diciamo, un'idea, che ne so, ora mi viene in mente anche Runic Stun, anche Labyrinth, anche Tenpai. Se hai trovato una strategia che sta sopra sto mazzo, ok. Se no, non vedo il motivo di giocare un mazzo diverso da questo. Vabbè, dice è il T0, quindi visto che c'è, perché non Sì, giocarlo? esatto. Ma lo vedi testando che è proprio un mazzo superiore agli altri. Più che altro, cioè, a parte questo, penso che è stato faticoso nel complesso l'evento, anche perché le condizioni non erano il massimo, considerando che tipo c'erano 60 gradi lì dentro, quindi... Sì, no. E le condizioni, soprattutto il venerdì, c'era veramente tanto caldo. Tanto caldo. Poi il sabato e la domenica, diciamo, un po' la situazione è cambiata, è migliorata per fortuna, però. Guarda, c'è un ragazzo con cui ho parlato lì all'evento, che lui ha dei problemi e ha detto che stava vincendo, doveva finirla come per vincere, e era talmente caldo che tipo è collassato e ha detto mollo, faccio droppo e se ne riparla. Buona fortuna. Questa No, no, diciamo che è una cosa surreale, non può esistere. Ci sono stati dei problemi fuori dall'organizzazione dell'evento, perché da come ho capito sono esplosi i condizionatori 2 giorni prima, quindi ci si può fare poco. Comunque, detto questo, avendo avuto anche un cambio di location perché la connessione non era incredibile, parliamo adesso dell'Europeo, visto che tanto sarà il prossimo evento grosso che si potrà fare, poi ci sarà il Mondiale, e poi se Konami non fa qualcosa ci rivediamo al Nazionale prossimo, speriamo che non succeda Speriamo di così. no. Considerando il meta di adesso, che sarà probabilmente uguale a quello dell'europeo, perché mi sembra che Info esca dopo, o esce prima. Esce prima, però sì, ci saranno delle carte nuove, mazzi nuovi, molto probabilmente, perché riceveranno dei supporti, questi nuovi mazzi, quindi. Eh sì, poi se non ricordo male esce il nuovo supporto Jubel, tipo tra 3 giorni, quindi sì, nel senso c'è roba nuova. Pensi di continuare così, sempre con Snake Eyes, o credi di cambiare? Perché comunque Tenpai avrà supporti, usciranno i Fiendsmith, Jubel ha avuto un upgrade, non so se conviene ancora continuare a giocare Snake Eyes. Vedrò, diciamo, qualche idea un po' ce l'ho, ci sono nuovi engine come Fiendsmith, Jubel, come hai detto te, che sembrano molto validi, quindi c'è da capire un po' la strategia, quale sarà la migliore. Qualche idea al momento ce l'ho, credo su Fiendsmith e Jubel. Vediamo poi successivamente come si evolve il formato, se c'è una ban, soprattutto di emergenza, speriamo. E questo è molto importante secondo me. Capire, al momento è molto difficile capire cosa poter giocare. C'è Whitewoods, ci sono molti engine interessanti, c'è Gimmick Puppet, tutta roba molto interessante. No, 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 quello sì. Più che altro, secondo me, la banned non ci sarà prima dell'europeo. Anzi, io la sposto molto in là. Perché che senso avrebbe far uscire una banned che hitta quello che c'è nel meta quando devono uscire ancora i teen? Quindi
quindi non puoi toccare il reparto di Abestar, non puoi toccare il reparto Horus, non puoi toccare vabbè, la roba Snake Eyes. Come la penso? No, ci sta. Infatti, io credo che se fanno una mano d'emergenza vanno a toccare le carte di contorno, tipo carte come Appaloosa, Skill Drain, queste carte qua. Per limitare un po' la combo finale di questi mazzi. Quello sì, perché tanto l'abbiamo visto con la Rarity 1, cioè Barone e Savage stavano lì dentro e tempo 2 mesi l'hanno levate. Quindi Skill Drain potrebbe stare, Appaloosa stessa cosa, poi cos'altro c'era di negazioni? O Mascherenia, anche se non credo ora. No, Mascherena mi sembra Night eccessivo. non puoi toccarla e quindi poi è uguale. Quindi secondo me prevedo se c'è la mano d'emergenza poche hit, però qualcosa devono toccare. Mazza veramente forte, post supporti magari lo è ancora di più. Posso supporti perché deve uscire qualcos'altro Snake Eyes? No, i Fiendsmith, Ah, però i ok. Fiendsmith vanno in combo. Ok, quello sì. No, questo sostanzialmente usciranno molti supporti a tanti mazzi, anche ora dire nel breve. Quindi c'è da capire, sarà molto interessante capire quale mazzo sarà il migliore, quali flex saranno i migliori. Spero di arrivare il più carico possibile, con le idee più chiare all'evento più importante dell'anno. E sono convinto che faremo un grande risultato con tutto il team. Ma quando è che è più o meno? Perché non. 27 luglio, 26, 27, 28 Ok, luglio. quindi avete almeno un altro mesetto e mezzo per poter testare e capire effettivamente come Sì. muovervi. Ma andate su Certo. tutti o. Credo la maggior parte di sì, però in 20 andiamo sicuro. Poi per la qualifica al mondiale non so come funziona effettivamente, quanto bisognerebbe Cioè, andare su. bisogna per andare al mondiale devi fare top 4 europeo, o se no devi arrivare tra i primi 3 ai playoff che si svolgono il giorno prima dell'europeo, però i quali parteciperanno nel mio team penso in 2 o 3, non so se Muselli, ma sicuramente Gianluca di Luigi, Sì, quindi sì, sì. auguro il massimo a loro, sincero. Mi dispiace un po' per Di Luigi perché, tipo, vedo tutti gli anni che sta lì, ce la fa quasi e poi, tipo, si ferma in top 8. Poverino. Becca sempre Muselli, quando becchi Muselli, lì è il punto cruciale, o lo batti o se vuoi. È diciamo, facile è il tallone batti. d'Achille di tutti, quell'uomo. Vabbè. Sì. Poi il suo, diciamo come Diego per me e per lui Muselli. Va bene, voglio farti l'ultima domanda, così proprio a livello di scommessa. Secondo te, quale mazzo vince l'europeo? Così a caso, subito. E chi di voi dell'Armageddon va più in alto? Io dico che vince l'Europeo. È molto difficile dire chi vince l'Europeo, perché storicamente a quando gioco io l'Europeo lo vince sempre un mazzo underdog, È quindi ha sempre vero? vinto Ricca. È vero, hai ragione. Quindi devo continuare in questa scia. È molto Labyrinth. difficile. Vince Labyrinth. E poi No, lo beh, spiegherò Labyrinth è uno di quei definitivamente. mazzi. Boh, credo come mazzo con i supporti nuovi. Se deve vincere un underdog, allora io dico una boiata, dico Gimmick Puppet, sembra un underdog, però dai, credo vinca Fiendsmith, Snake Eye. O Whitewoods, qualche mistone con Whitewoods potrebbe vincere. Ok. Whitewoods, Centurion, qualcosa così, ce la vedo magari. Bene. Vediamo, vediamo. Ancora un po' presto per dirlo e capire. Chi va più avanti di noi, spero io. Però beh, dipende. Chi farà la strategia migliore? Tutto il team, ci sono giocatori fortissimi, fantastici. Quindi chi può andare avanti, in tanti possono andare avanti. Non in fondo, L'anno scorso però più lontano ti è non lo so. andato pure bene, nel senso, quanto è arrivato? Sì. Settimo, mi sembra. 16, oh, top 16 ho fatto, ho perso top 16, però sì, Quindi non è male. Diciamo, lontano. possibilità ce l'hai. Sì, Dipende quanto te applichi e quanto vuoi stare con la tua fidanzata. Secondo me le carte possono darti più soddisfazioni. è vero, anche questo quanto Asia può fare FTK è rilevante. Sì, anche il sabato, sincero, l'unico ostacolo è stato Asia, sabato, eh. E lei, se durante il quinto, sesto turno ti inizia a scrivere, è difficile, se ti fai un 2 contro 1 non è facile. Guarda, io sto nella stessa situazione. Perché faccio solo video, non gioco? Perché effettivamente il fine settimana mi tocca stare con lei. FTK, non puoi andare avanti, cioè, È un poi non compromesso. puoi giocare così. Invece io, diciamo, su questo riesco un po' a controbilanciare. Vabbè. Marco, grazie mille per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. Oh, E anche a me, come sempre. comunque, ragazzi, grazie mille a voi per aver seguito questo video. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video, sempre quello. Ciao a tutti.